Santo padre, siamo noi nuovi poveri e non siamo carne da macello. Poche ore dopo l'appello di Papa Francesco, che nel messaggio Urbi et Orbi aveva chiesto per i migranti in cerca di una vita dignitosa, aiuto e accoglienza, nel CIE di Ponte Galeria, dove da giorni è nata una clamorosa protesta, gli immigrati hanno preso carta e penna e scritto al Papa. Hanno voluto spiegare le ragioni che hanno spinto 17 di loro a cucirsi le bocche e altri 25 a fare lo sciopero della fame. Siamo rinchiusi senza aver commesso alcun reato, hanno scritto nella lettera consegnata al cappellano del CIE, Don Emanuele Giannone. Quello che mi ha colpito è che loro quasi naturalmente hanno espresso questo desiderio di poter affidare alla Chiesa le loro sofferenze, le loro richieste, proprio perché sentivano umanamente una solidarietà vera, ecco, da parte della Chiesa e in particolare da parte del Papa. La protesta dei migranti è in parte rientrata, due di loro però hanno ancora la bocca cucita e rifiutano il cibo. Non vogliono far spegnere i riflettori sui centri che, dicono, sono carceri per chi non ha commesso reati. Ma anche nelle carceri, quelle vere, le condizioni dei detenuti non sono molto migliori. Nel corso di un pranzo organizzato oggi nel penitenziario romano di Regina Coeli dalla comunità di Sant'Egidio, i detenuti hanno denunciato il sovraffollamento e le difficili condizioni di vita. Dovete guardare al carcere, hanno detto, come un posto dove ci sono delle persone, e anche se hanno sbagliato, sono sempre persone.